Ciao a tutti, allora, eccoci qui, nuovo episodio. Eccoci arrivati in Divisione 4 per la prima volta. Ci sono state delle new entry, cioè ci sono state, c'è stata una e basta, che è, cioè, una vecchia new entry, ma è rientrata, ovvero Giorgione Chiellini, che comunque nonostante quando si bisognava il piedi di testa, ma c'era abbastanza cacare almeno prima, quando ce l'ho già avuto. In difesa però mi faceva più che comodo, soprattutto andando più avanti, ho detto va, adesso vanno di 4, compriamolo. Niente, idea, appunto, rieccolo lì, però diciamo che sia per fare soldi, sia per, diciamo, come si può dire, non farlo stare in panchina, mettiamola così, ho venduto Manolas, che infatti se vedete non c'è più, se guardate i nomi sotto, vabbè. Insomma, iniziamo a giocare, vediamo un po' di trovare, speriamo, gente, una buona latenza e soprattutto gente che non abbandona, perché non mi è ancora andata giù l'osso dell'altra volta. Lui, la latenza ce l'ha, speriamo bene, dove è la maglia? Cos'è l'Xbox? Con lo sponsor. No, vediamo un po' di gioco a modino, inizia bene, sta di 4, anche perché se all'inizio è piuttosto importante di solito. A vedere che se ne prenda. La valutazione è 75 su sargento. Mi devo preoccupare? Che sai? Mi tanto di sargento. Vedremo. Vai che andremo. No, non ci credo. Cominciamo. No. Dai, si comincia così. Vai palle. Dai, ti avessi. Vediamo un po' di fango, eh. Vai, ecco, vedi. Vedi se c'è la sbaglia go. Le prendi qua, vieni. Buona. Vai Candreva. Eccolo lì! Antonio Candreva. 1-1. Stiamo calmi, non esaltiamoci. È buona! Vasciaravi. Stefan! E Sharawi, ma che cazzo fa le flessioni? Ma che esultanza è questa qui? Ma chi è che le fa? Quanto sono brutte? È buona! Ancora! Ancora Stefano! Stefano e Sharawi! Vai a cambiare, vai, vai per la priola, vai! Decisamente meglio, no? Cazzo! 3-2, ha fatto gol, chi è? Girati, voglio vedere il nome, non me lo fa vedere. Ah, Valencia. Vai Edu, brucialo, vai Edu. Cazzo di che palle. No, non ci credo, non ci credo, ma che zotto ho fatto di... Che palle, ma cazzo, ma Zalli è enorme, pensavo lo potessi tenere il pallone. Barzagli? Che cazzo vuol dire? Barzagli! Si rifà dopo la zotta clamorosa di prima. Meno male. Vedi? Tutte le gambe addirittura. Un bomber. Un bomber così a caso. Buona. Tira Tevez! Carlitos! Tevez! Chiusa? Punto interrogativo? Speriamo, speriamo, speriamo. Vai Edu, vai Edu. Rigore. Come sempre che andrà la battuta. Oh! Eccolo lì, Antonio Candreva, finisce qui. Diciamo forse 6-3, però diciamo che è finita dal punto di vista di chi ha vinto, no? 6-3, no, no, no. Ah, 6-4, vedi che non è finita a livello di risultato. Edu, sempre lui, 7-4. Ma ragazzi, più gol al 90esimo che tutta la partita, tempo.
ancora Tevez, ottavate ragazzi, ma cazzo, ti stigo qui, sono abituato. Finisce così una partita che comunque fino all'ultima è stata abbastanza combattuta, meno male, ho vinto alla fine, iniziamo bene questa di 4 e comunque ciò nonostante, cioè il risultato, voglio fare complimenti al mio avversario che comunque, nonostante appunto avesse una squadra comunque come valutazione 75 se non erro, fatta interamente o quasi da giocatori argento, non se l'è cavata affatto male. Lo studente comunque mi ha messo a volte in difficoltà. Complimenti. Via, allora andiamo alla seconda partita. Vediamo di vincere anche quella. Dai, eh. Eccolo qui, nuovo avversario con latenza, altro lo dirò sempre, latenza verde, speriamo sia tutto a posto, andiamo un po' alla squadra, valutazione 81, da Gian Piero Ventura allenatore, cazzo di... cazzo di squadra c'ha? Poi, a parte che è un misto, che comunque li fa intesa, dato lui li riesce a farle. Tira! No! Dodò! Boia di... Vai Dries, vai, eccolo lì, Gonzalo, Higuain, Lac, 1-0, Lucchi ragazzi, vale di Vinosa, ho fatto un errore, ho messo Andanovic terzino, perché volevo fare cosa di Scile mette il Conco, ho messo Andanovic terzino, se sapete io ce lo lascio, voglio vedere come se la cava, d'altronde che cazzo c'è da una qua. Young, lo dirò, chi è? Manda, eccolo lì. Manda. No, com'è lento lì. Vai Gonzalo. Dio buono, Dio. Va bene, un applauso per questo pallonettino. Che poi è andato a buon fine, peccato però. Vai Tevez, vai Tevez. Cazzo di... Vai Carlitos! Boom! Tira Tevez! Che cattiveria questo giocatore, ragazzi! Vagliate! Vogliate! Vai, vai Dries! Vai Dries! Eccolo! Gente che merda, di! Andami! Oh, veraggio di... Vabbè, però di... Sinceramente è importante vincere. Di. Guardalo lì Andanovic, di... Quel gambone sinistro. Vai Tevez. Tevez! 3-0. Aiò Tevez, aiò Tevez, ha fame di go. Aveva fame di go. Tan 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 tan. Bello de 4-0. Finisce così una partita de a senso unico, perché va detta una prestazione super di tutta la squadra, soprattutto di Samir Handanovic spostato per la prima volta terzino. E niente, 4-0 come sempre. Un Tevez incredibile. Questo ragazzi ve l'ho già consigliato e ve lo riconsiglio. Se avete l'opportunità, sia per l'intesa, cioè nel senso che c'è una squadra dove Tevez farebbe intesa, sia per i soldi, compratelo, perché non ne rimanete, non ne rimarrete delusi. Insomma, andiamo un po' a Fox, terza partita, 4 punti alla salvezza, 2 vittorie su 2. Via, sono fiducioso. Vai, me la sono gufata. Eccoci qui, terza partita. Vediamo un po' come può andare. Vai, valutazione 82. Oh, vai, giorno. Eccoci qui. Voyage. Tutti alla Premier, fissati. Liga o Premier? Liga o Premier? Poi ogni tanto Bundesliga. Se riancia a nessuno. Chissà come mai. Levane, levane, corri, Chiellini. Boia, Chiellini.
Maledetto Teddy. Qui c'è male, devo 5 minuti per già a zero lì. Boh, Giorgio, ma dov'eri, eh? Boh, Eddie, per dire l'uomo non c'è nessuno lì addosso lì. Vai lì, stira! Oddio! Dove è uscita? Boia di... No, mamma mia, meno male, Dio, che cazzo andavi con la pizza? Rigori, è giusto, ma che cazzo, ma come fai a non prendere la palla e prendere le gambe lì? Madonna santa, Dio. E davanti a te, che palle, Diego Lopez. Ora fa per forza. Bella presa, anche se ho sbagliato la direzione. 2-0, Fabregas. Madonna santa, Dio. Vai, Edu. Edu Vargas. La riapre, si poteva fare prima, no? Bisogna prenderne due per poter sperare di fare un go, eh. Dodò! Dio buono te! Mamma mia! Vai Tonio! Che cazzo ha fatto? Che cazzo dico ha fatto? No, devo rivedere! No, affanculo, il replay mentale metazione. Cioè, è partito da boh, da quasi la difesa. Mamma mia, Tonino Candreva, di. Intanto si è pareggiato. È giusto esultare, ma in parte che non ti sta vincendo. Quindi con calma. Mamma! Vai! Guardiamo di non prendere il gol perché la vestita riparte subito. Via. Occhio, in difesa. Eccolo lì! E finisce così. 3 a 2, de. E andiamo, de. E andiamo, de. E andiamo, de. 3 vittorie su 3 per ora, ragazzi. Siamo in D4 e da lì la tifoseria. Vabbè. 9 punti. Un punto mi pare la salvezza. Fa vedere. Sì, a regola sì. Andiamo a conquistare questa salvezza. Andiamo. Andiamo. Vai vedere. Beh, crediti. Oh yeah. Un punto. Manca solo un punto, ci sono 7 partite. Quarta partita, vediamo un po'. Allora, squadra, vai, 1-81, visto c'è la Francia, fa vedere. Infatti c'è quella francese. Sì. Interessante. Vai Tevez. No, Tevez prendila, niente. Vai Carlitos, vai Carlitos, vai ora. Ora sì, Carlitos, Tevez. Quando gioca fa quasi sempre gol, fra l'altro. Occhio. Porca troia, di che dormita, di Mutigno, di 1-1. Tira Tevez! Tiro buono, di. Vai Meniche, bello di fisica, vai! Eccolo lì! Emanuel e Meniche, 2-1. Dai cazzo! No, no, no. Cioè, ma tutte le volte si fa gol, devo prendere il gol subito. Che palle, che palle. Onne zotte fodde, tutte le volte. Bimbi, non ho preso un cazzo, ce l'avevo prima. Dai, si scherza. Ci avrà fatto anche fallo, ma fa tutto chiarino da solo. No, dai, che cazzo, dì.
idea. Sì, c'era, ma io non l'ho tirata, ve lo giuro, idea. Ma poi guarda lì, ma Piede va dentro il campo. Madonna santa, sti bug di merda, idea. Boh, è centrale, idea. 3-2, mutigno, idea. Vai, Menichi. Emanuele, Emenike, 3-3. Dai, dai, crediamoci. È una partitaccia, ma se ci sa un po' di fortuna, perché ci vuole anche Vella, ci si può fare. Lo ripeto, una partitaccia e oppure vado a finire male. Comunque 3-3 per ora. Sempre Emenike, doppietta. Non ci credo. Che cazzo di gol ha fatto, eh? Io ve l'avevo detto, ci vuole anche un po' di fortuna per vincere, riferito a me. Avete visto che cazzo di merda ho preso? No, ve lo voglio rivedere. Dì, fammelo rivedere, non più già, eh. Cioè, ma come fa? Ma via. Friscia sì, perso volta 3, ho perso. E altro, ve l'avevo detto, la partitaccia, l'ho già visto, perché comunque anche non è che è già così male. Anche se c'ho avuto un culo pazzesco con l'ultimo gol di Moutinho. Ma vabbè, però dai, oh, se ho vinto 3 perde su 4, per essere di 4 mi va più che bene, ma mi va abbastanza bene, quindi niente, la salvezza è sempre un punto. Sono per regola, se partite, cazzo, farò almeno un punto per salvarmi, che l'obiettivo minimo è sempre vero. Boh, speriamo bene, via, vediamo, da lì, a un punto sempre, sì, via, andiamo a fare la quinta partita. Eccoci qui, quinta partita. Quinta partita che potrebbe vederci salvare, almeno. Basta un punticino e ho la Serie A. Con Vincenzone Montella in panchina. Vai Caveglia, vai Caveglia! Mamma, oh cos'era un tiro, vero? Mamma mia signore. Vai Tevez, vai se solo! Carlitos Tevez 1-0. Restiamo con i piedi per terra. No, buona, buttati, Cine. Non ci credo. No, porca troia. Cazzo, di come va di merda, di. Che palle. Affanculo, di. Vai, vai, vai Cabeia, vai, 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 vai Cabeia, vai, Cabeia, Remi, vero, Remi Cabeia, ci sta, comunque 2-1, andiamo, di, però che cazzo, di, va di merda, di, vai, vai Tonio, Antonio, Candreva, 3-1, lac, buttaci la bandierina, spacca. Andiamo così. Vai Remi Cabeia. Vai Ciccio. Cabeia. 4-1. Boom, manca la bandierina. Boh, cosa hanno fatto le bandierine di male, poverine. 4-1, andiamo così. Vai, 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 vai. Vai che la servietta ci dovrebbe essere. Boom, Marchisio. Dio monodi. Ehi, al cazzo, arbitro! Ecco, va. Meno male fuori gioco, vai. Cabeia! Tripletta! Mamma mia, signori! 5-1! E andiamo! Vargas! Slack! 6-1! E va bene così, ora basta, forse. Finisce così una partita che inizialmente, per via della connessione, che vi posso garantire che nonostante il risultato non va bene, andava leggermente in ritardo. Insomma, pensavo che fosse una partitaccia, che alla fine andava a finire male. Invece 6-1, 6-1 diciamo forse troppo eccessivo, perché va detto che ci ho avuto molta fortuna, oddio. Però, sinceramente, mi va bene così, che se devo dire.
E niente, via, salvezza conquistata direi più che meritatamente. E nulla. Questa, oltre ad essere l'ultima partita, diciamo appunto la quinta partita, è anche l'ultima partita per quanto riguarda questo video qua. 12 punti, 5 partite rimaste, 7 punti per il titolo e 4 per la promozione. Speriamo di farcela. E niente, detto questo, vi aspetto al prossimo episodio. E niente, vediamo un po' di andare in D3, eh? Tanta salvezza c'è. Via, detto questo, un'altra cosa che voglio dire, come dico sempre, è quella di, se volete, mettete mi piace, condividete il video, ma soprattutto, cosa che se fate, mi, appunto, mi farete, se farete, mi farete molto piacere, ovvero quella lì che per quanto riguarda l'iscrizione, iscrivetevi al canale, eh? Così rimarrete sempre aggiornati sulle cazzate e i video di merda che faccio. Via, detto questo, ciao a tutti, alla prossima!